Lascia Proveleto torna con una sconfitta dalla seconda trasferta stagionale, dove soccombe per 84 a 72 ad un Basket 2000 scandiano sicuramente meritevoli di questi due punti guadagnati. Entrambe le formazioni si presentano al via con entrambi i pivot titolari out, Bonaccini per Basket 2000 e Miccoli per Proveleto. L'inizio per l'Ace Proveleto è tutto sommato discreto, sospinto dai canestri di Avantini, ma subisce le buone incursioni di Kudlacek e Iori. Dopo un inizio punto a punto, è Basket 2000 a irrompere col primo strappo nel punteggio, passando da 5 a 9 a 18 a 9 in un amen, con Iori e Montanari sugli scudi. È su un vantaggio proprio di una decina di punti che poi la squadra di casa condurrà tutta la partita. Proveleto infatti sembra incapace di anteporre una solida difesa all'ondata reggiana, e per tutta la gara sembra riuscire nell'impresa di recuperare, ma venendo sempre ricacciata indietro, punita dai propri errori difensivi. L'ultimo quarto è ancora più che aperto, ma come detto in precedenza, ogni volta che gli ospiti tornano a contatto, fino a meno 4 addirittura, sono Montanari, Iori e Grisendi, a turno, a riportare il divario sulla doppia cifra sul tabellone. Nel finale Proveleto a meno 7, che in ottica differenza canestri, considerando la prova incolore offerta, non sarebbe nemmeno da buttare, ma i gialloblu pensano bene di addormentarsi prima della sirena, subendo 5 punti in un amen e sprofondando a meno 12. Proveleto, prossima gara casalinga domenica 26 ottobre contro il neopromosso Basket Sant'Anna, incontro tutt'altro che agevole che stabilirà se i nostri beniamini si saranno già ripresi o se servirà un'altra sberla.